questo premio, quando è stato annunciato in giunta che sarebbe stato attribuito un premio speciale a Sylvie Lubamba, non vi dico cos'è successo. Assessori che volevano conoscere Sylvie Lubamba, l'accompagno io, no, sto accanto io a tavola, una cosa, un duello all'ultimo sangue. Accogliamo, questo vi dice come Sylvie Lubamba è un personaggio televisivo che è entrato nel cuore degli italiani, particolare con il cartello che gli si è attaccato dietro ai capelli. Accogliamo Sylvie Lubamba che, come ora sentiremo dalla motivazione, ciao Sylvie, grazie, ritira un premio particolare, vero? Una nuova TV che prende in giro se stessa. Questo è Marchette, il programma cult della 7, il cui trash è leitmotiv, come lo è di gran parte della televisione di questo nuovo millennio. Sotto la regia del conduttore Piero Chiambretti, tanti personaggi si sono ritagliati un loro spazio di fama. Tra questi, Sylvie Lubamba, prosperosa ex PR dal look eccentrico. La sua simpatia diretta le ha regalato un successo insperato. È capitata quasi per caso nel salotto di Piero Chiambretti e non l'ha più lasciato, come la star fatta in casa. Bella, prosperosa, ma soprattutto spiritosa, con quel suo accento toscano che tradisce le sue origini fiorentine, il Festival Nazionale del Cinema, Televisione, Teatro di Villa Basilica attribuisce alla bella e stuzzicante Sylvie Lubamba una menzione speciale per la televisione. Mi applaudo da sola come una bambina. Sylvie, onestamente, se non tu avessi questo accento toscano, avresti il successo che hai? Non lo so, non saprei. È una domanda, bella domanda comunque, non lo so. Tra l'altro colgo l'occasione, anzitutto buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui in mezzo a voi, perché finalmente dopo 3 anni di notorietà, perché io non mi ritengo una persona famosa ma nota, e lo voglio sottolineare, ed è la prima volta che la Toscana mi riconosce un premio, perché sono stata premiata in altre regioni come la Sicilia, la Lombardia, il Piemonte, che è la regione del mio papà televisivo Piero Chiambretti, però ancora la Toscana non mi aveva considerato. Tanto meno Firenze, vabbè, partiamo da Lucca, poi speriamo che anche a Firenze si ricordino di me, che mi diano, insomma, mi riconoscano, insomma, un premio, un omaggio. Quindi sono veramente molto molto contenta. Poi comunque sono in mezzo al vero talento, e tra l'altro non sono abituata, perché sono abituata a stare in mezzo ai grandi fratelli, ai tronisti. Finalmente questa sera una serata diversa, dove comunque ho imparato qualcosa, ho apprezzato anche persone che io non conoscevo, ero proprio, non sapevo di Atina Cenci, infatti sono molto dispiaciuta e colpita, e quindi mi associo a, dov'è la signora? Susanna Costi, se me la può salutare in qualche modo, insomma, dargli la mia, insomma, parola di affetto, di solidarietà. Sono molto vicina alla signora Atina Cenci, veramente. Grazie Sylvie, e per Sylvie due politici a premiarla, il presidente della provincia e il sindaco di Villa Basilica. Il sindaco consegnerà il mazzo floreale e il presidente della provincia consegnerà la targa con la pergamena, con la menzione. E sono sicuro che se non facevo così poi mi sgridavano. Sindaco da quest'altra parte, perché non stai in disparte, non sei il terzo incomodo, non sei, dice il tuo presidente, dice sei timido, non credo proprio. Grazie Sylvie, grazie presidente, grazie sindaco.